Bentrovati, siamo in compagnia di Stefano Mancini, professor Mancini, buonasera professore. Buonasera. Oggi è la prossima puntata, ci faremo un giro qua e là per quello che è la musica classica. Noi siamo alla numero 12 di Sassari e qui in questa sala, che dove tutto ormai è terminato, si è registrato un nuovo disco di musica classica, un disco di Beethoven. Sì, sono due concerti di Beethoven per pianoforte e orchestra, il secondo e il quarto, concerti che sono una delle pagine importanti della letteratura beethoveniana per pianoforte, sono concerti insomma importanti che fanno tremare i polsi ai pianisti. Allora facciamo così, professore, facciamo il lancio perché andiamo a parlare con il direttore di orchestra, che è anche il direttore artistico di questa casa discografica. Sì, è Roberto Diamantigani, che è il direttore artistico della casa Inedita, su cui si sono registrati parecchi dischi e, insomma, è un affezionato di Sassari e lo dirà lui stesso. Bentrovati a questa nuova puntata di Die Pro Die. Oggi parliamo di musica, di discografie, però di musica classica. Noi siamo in compagnia di Roberto Diamantigani, che è il direttore artistico di una casa discografica che si occupa di realizzare e produrre discografie di musica classica. Tra l'altro siamo al 25esimo album circa, organizzato insieme a Teatro e o Musica. Sì, è vero questo, perché è un sodalizio che va avanti dal 1990. 93, quindi sono 16 anni che va avanti, perché qui ci sono delle situazioni in cui rimane molto, molto, molto pratico insomma, coinvolgere, c'è molto entusiasmo anche da parte di chi sostiene, di chi si dedica a queste iniziative, insomma. L'entusiasmo fa miracoli perché occorre, soprattutto in un prodotto editoriale così di nicchia, così specialistico, e quindi che va fatto con il dovuto entusiasmo. Cosa che mi fa pensare però è, in un momento così negativo poi della discografia italiana, europea, mondiale, come si possano ancora produrre CD, come si possa ancora produrre musica. Sicuramente la musica classica, forse con il fatto che è un prodotto di nicchia, probabilmente ha un altro tipo di ascolti. Allora, in realtà il mercato della musica classica è circa dal 5 al 7% del mercato globale ed è giustamente, come ha detto lei, è un mercato di nicchia, quindi si rivolge a degli appassionati, non è soggetto alle mode culturali e quindi è sostanzialmente stabile, sente molto poco gli umori del mercato o delle varie crisi, ecco, perché è un mercato piccolo come tutti ed è un mercato che rimane sostanzialmente stabile, ma non è affatto una novità, perché già ai tempi del 29, quindi sto parlando proprio della prima crisi, della prima recessione a livello internazionale, nazionale, a livello mondiale, il settore della musica classica europea fu quello che con la EMI, che era sorta proprio in quell'anno con la fusione di due major dell'epoca, la Columbia britannica e la Gramophone britannica, riuscì a sostenere molto l'impatto terrificante della recessione di quell'epoca lì, e proprio attraverso il mercato della classica, perché il mercato della classica anche all'epoca, anche se ovviamente aveva delle percentuali molto maggiori rispetto a quelle del mercato attuale, però era comunque anche all'epoca un mercato stabile, quindi stiamo parlando di una cosa che comunque è consolidata anche dal tempo.
La cosa che però mi fa pensare è che siamo nel terzo millennio, internet, come dire, in qualche modo rovina quello che è il mercato discografico mondiale. E quindi la domanda che le faccio è questa: ma come vivete voi questo forse troppo prendere gratis o questa concorrenza che qualche volta insomma crea grossi problemi alle case discografiche come la vostra? Ma comunque cominciamo col dire che in ogni caso il fatto di scaricare la musica su internet ha due aspetti, uno legale e un altro è quello illegale. Adesso, cerchiamo di circoscrivere almeno all'aspetto che è quello legale. Non è che manchi la musica classica scaricabile da internet, perché i music store più famosi la offrono in ogni caso, soltanto che non è particolarmente non c'è l'abitudine di scaricarla come avviene invece per altri generi musicali, questo per tante ragioni. Una delle ragioni è un motivo di affezione proprio al supporto stesso. L'appassionato del disco di musica classica è un appassionato che ama avere il disco originale, per lui l'originale è qualcosa da possedere, da mettere nella propria biblioteca. In più la componente editoriale, parlo cartacea proprio, del disco di musica classica è un libretto di solito piuttosto sostanzioso, perché ci sono diversi saggi musicologici in diverse lingue che affrontano tematiche che sono coerenti con quello che il disco offre. Quindi anche in questo c'è da dire. E allora chi acquista il disco in fondo vuole un po' vuole possedere questo. Tante volte anche a livello di produzione costa più il supporto fisico del libretto come supporto editoriale piuttosto che il supporto fisico dello stesso CD. Questa è una delle ragioni. Poi c'è anche un'altra ragione che è legata al supporto tecnico. Non esiste un'abitudine di consumare la musica in MP3 nel caso della musica classica, anzi il mercato dell'alta fedeltà dimostra di avere tendenze completamente differenti, cerca piuttosto supporti ad alta definizione. Considerando lo stesso CD, che oggi ha più di un quarto di secolo di vita nella nostra economia di mercato, come un soggetto abbastanza obsoleto e superato da protocolli cosiddetti ad alta definizione che danno qualità maggiori. Questi supporti ad alta definizione sono oggi una realtà praticabile perché il progresso dell'hardware nel campo del settore dell'informatica consente di memorizzare su un supporto uguale al CD, pensiamo al DVD per esempio, una quantità di informazioni molto maggiori e quindi si può realizzare una scansione del suono cosiddetta ad alta definizione e memorizzarla su un DVD. Questa è una cosa su un DVD o su un supporto del genere, oggi può essere anche il Blu-ray o altro. Allora, il CD non è il top nel campo della riproduzione dell'audio. Il CD è qualcosa che all'epoca fu un frutto di compromesso, perché quando venne ideato, e siamo alla fine degli anni 70, il protocollo di campionamento doveva fare i conti con quello che era la capacità delle memorie di massa dell'epoca e dei supporti informatici dell'epoca. Oggi invece questo è possibile, è praticabile, quindi si sono sviluppati sistemi ad alta definizione già dalla metà degli anni 90, quindi stiamo parlando di situazioni che hanno già una decina d'anni alle spalle di vita. Quindi il vinile in qualche modo rimane sempre, forse il suono migliore, quello più bello anche da ascoltare, quello più vero? Beh, questo è quello che sostengono tantissimi appassionati dell'alta fedeltà, peraltro appassionati disposti a spendere delle cifre notevolissime per impianti di alta fedeltà. Pensi lei che ci sono dei giradischi per il vinile prodotti oggi che costano somme del tipo 20-25 mila dollari, e soltanto il supporto giradischi senza l'amplificatore e senza le casse acustiche. Esistono delle etichette discografiche che stampano ancora in vinile, sono etichette indipendenti tipo la nostra, piccole etichette, anche quello è un mercato di nicchia, che chiedono licenze alle major chiedendo registrazioni storiche in vinile, gli acquistano licenze a 1000 copie, a 2000 copie e ristampano su vinile da 180 grammi questi dischi oggi in vinile. Quindi non solo c'è la produzione in vinile come recupero di quello che è avanzato dalla vecchia periodo della produzione in vinile, ma c'è una produzione in vinile attuale. D'altro canto basta acquistare una qualsiasi rivista di alta fedeltà per rendersi conto che gli argomenti trattati nella posta dei lettori e dai redattori di queste riviste trattano appunto questo, cioè trattano questo revival del vinile che è presente anche in scelte di molti studi di registrazione,
che preferiscono ancora supporti in vinile, non tanto come produzione discografica, perché lo studio di registrazione non lo fa, ma come protocollo di registrazione, c'è cioè chi registra ancora con nastri, per esempio. Quindi il vinile non è affatto defunto, tutt'altro. E noi siamo sempre qui alla numero 12 di Sassari, le scuole medie. In questa sala è stata praticamente organizzata per diventare uno studio di registrazione. L'abbiamo detto all'inizio di questa intervista, continuiamo a parlarne. Beethoven è sicuramente il protagonista di questo disco che sta per uscire. Sì, Beethoven è una delle nostre situazioni editoriali di punta, perché da una decina d'anni a questa parte ci stiamo occupando di un progetto editoriale molto interessante intitolato Beethoven Raritas, quindi rarità beethoveniane, che spesso lascia perplessi sul primo momento, perché Beethoven è certamente uno degli autori più conosciuti in assoluto, è certamente uno dei più eseguiti, se non il più eseguito in assoluto, stiamo parlando naturalmente dell'ambiente della musica classica. Quindi il fatto che esistano delle musiche rare o degli inediti beethoveniani può apparire come di primo acchito quasi una cosa perlomeno curiosa. In realtà questo è vero, perché il catalogo beethoveniano non solo è particolarmente ampio, ma è formato da tre cataloghi distinti. Un primo catalogo, che è quello più che conosciuto, con tutte quante le opere principali e fondamentali. Un altro catalogo, cosiddetto il catalogo delle opere senza numero, cioè opere che Beethoven non ebbe il tempo di riorganizzare o non volle inserire nel catalogo, questo noi non lo sappiamo. E poi addirittura un terzo catalogo di opere che sono frammenti, sono opere spesso incomplete, oppure complete negli elementi che le compongono, anche se poi magari non complete nel progetto editoriale. Questo è il catalogo di Hess. C'è molto da sentire, c'è molto da ascoltare in Beethoven, ancora oggi, quello che può apparire curioso in realtà non lo è affatto, perché se sommiamo la quantità di produzione beethoveniana arriviamo a dei numeri veramente molto elevati. I numeri conosciuti e certificati dallo stesso autore sono 138, quelli dell'opera senza numero sono 205 e ce ne stanno altri 360 che sono questi frammenti. Quindi è un autore che certamente può essere conosciuto. È uno che si è dato da fare, a quanto pare. Sì, meno magari anche di altri che sono stati più prolifici di lui. Però ecco, siccome stavamo parlando di dischi, allora spieghiamo perché è più facile trovare una rarità beethoveniana in disco che non, per esempio, nella programmazione di una stagione concertistica. Ecco, può sembrare strano, ma un calibro come quello di Beethoven molto spesso viene in qualche modo oscurato dalla sua stessa grandezza. Siccome ha scritto e prodotto dei capolavori assoluti che stanno al vertice della musica, della produzione della musica di tutti i tempi, questo in fondo oscura un po' le opere minori o le opere, diciamo, meno conosciute, che diventano quindi magari terreno fertile per lo studioso, per il musicologo, piuttosto che per chi organizza spettacoli. Devo dire però che qui a Sassari, e voglio dirlo perché è giusto dirlo, c'è stato sempre un grande interesse verso questo lavoro di ricerca, questo lavoro cercare di indagare sul particolare, su queste cose, non solo a livello di produzione discografica, ma anche come progetto artistico, come progetto di produzione artistica in generale. Penso a tutte quante le opere buffe che sono state riportate alla luce in tanti anni dall'attività della cooperativa Teatro Musica, che appunto si è dedicata con particolare entusiasmo a questo genere di riscoperta. E qui siamo riusciti a fare delle produzioni che quindi hanno avuto questa doppia veste, le abbiamo proposte in concerto, a volte in prima esecuzione assoluta moderna. Cioè, la prima esecuzione assoluta moderna è l'occasione in cui un manoscritto antico, non è stato mai eseguito all'epoca presumibilmente, e viene eseguito per la prima volta oggi, che si fa. E Sassari è stata protagonista di questo. Abbiamo fatto almeno tre o quattro prime opere beethoveniane in prima assoluta moderna qui, e poi le abbiamo portate su disco. È un progetto che va avanti da 10 anni, questo di Beethoven. Altri progetti qui a Sassari sono anche precedenti a questo, e devo dire la verità, c'è stato un consenso di tipo internazionale molto, molto interessante.